Perdonate il ritardo per la presentazione di questa box. È un periodo un po' particolare e anche, oserei dire, unico, che non abbiamo mai vissuto tutti quanti. Perdonate quindi il ritardo per la presentazione della box. Cercherò di riportare il canale a una programmazione, costante. Detto questo, passo subito a presentarvi la box di marzo. Quattro sono tornate indietro perché erano di Brescia e provincia, e da quando sono partite le box il giorno dopo è stato chiuso tutto, quindi non hanno consegnato queste box. Sono qua, appena si calmerà tutto le rispedirò ai proprietari. Altre devono essere ancora consegnate, la maggior parte sono state tutte consegnate. Anche un po' per questo mi sono tenuta a fare questo video, proprio per dare la possibilità a chi non avesse ancora ricevuto la box di non spoilerarsela. Quindi, se per caso non avete ancora ricevuto la vostra box, non guardate il video, non andate avanti. La box che abbiamo lanciato ad aprile e che probabilmente chiuderemo quando tutto il periodo finirà, sperando presto. Non so se riusciremo entro il 3 aprile, ma penso proprio di no. Comunque, quando finirà tutto questo periodo un po' surreale, un po' da film, perché sembra di essere realmente in un film. Cose che abbiamo solo visto nei film. Quindi, quando finirà questo periodo, probabilmente la box di aprile la chiuderemo, quindi a chiusura, insomma, delle quarantene. Proprio perché non voglio rischiare di spedire le cose e anche perché conservate i soldi per altro, perché c'è necessità, ecco, magari c'è chi non va al lavoro, chi magari aveva un tipo di lavoro per cui si è dovuto fermare, quindi preferiamo proprio aspettare che passi tutto questo periodo e ricominciare di nuovo carichi tutti insieme. La box però che comunque avevo lanciato poi a inizio marzo è Into the Darkness. Ve la metto qui sullo schermo. È una box dedicata completamente alla luna nuova, quindi alla luna nera e alla dea oscura. Prima di mostrare finalmente il contenuto della box, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su ogni nuovo contenuto che spero di portare spesso. Seguitemi anche su Instagram, che aggiorno tutti i giorni, anche se ultimamente con le storie ero un po' giù, insomma, è stato un periodo un po' brutto. Sono un po' in pensiero perché mia sorella è infermiera. I miei amici abitano nella maggior parte tutti tra Brescia e Bergamo, comunque tutti in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna, quindi sono un po' preoccupata, però positivi sempre. Questo non deve mai, mai, mai uscire dalle vostre teste. L'energia positiva fa tanto, non risolve il problema, però vi fa affrontare le vostre paure in una maniera un po' più, vi dà un po' più di forza, insomma, almeno è quello che sto facendo io. La box di questo mese era a tema Book of Shadows. Scritto proprio così, come si scherzava in chat con Emiliano, con Crafting My Life. Sto giù fuori qua. Ho cambiato colore di capelli, non so se si nota da questa telecamera, ma durante il giorno al sole sono così. Ve lo metto qui così vi rendete conto un attimino di che paraflescio di rosso, ma io voglio arrivare ancora a un altro colore che non vi dico qual è. Come sempre trovate all'interno questo fogliettino illustrativo, questa brochure dove c'è una piccola descrizione delle box, di quando sono state create e dei vari abbonamenti, poi c'è l'elenco del contenuto e alla fine ci sono sempre i miei auguri, be witchy always. Dovete lasciarvi sempre stregare dalle cose. Vado un po' a caso perché ho la scatola praticamente di un prodotto che ci fu in una vecchia box perché ho finito le scatole e non le ho ancora ordinate perché voglio aspettare prima di ordinarle per non far venire inutilmente il corriere a casa. Non per me, perché io magari ho mascherina e guanti e scendo proprio per evitare di oberarli di lavoro perché già magari avranno anche i loro cacchi, insomma. Le prime cose che ho preso sono la guard, che questa volta vi dà un consiglio. Quando non ce la fai più, quando non hai più la forza di combattere, quando tutti i tuoi sforzi non mutano gli eventi, fermati, lasciati andare, lascia andare tutto. Non è quello il tuo destino. E questo è soprattutto quando le persone si interstardiscono in testa. Tardiscono, sono testarde, voglio quell'uomo, voglio questa donna, voglio fare questo, voglio fare. E ci tentate, ci tentate, ci tentate, non ci riuscite, cambiate. Oppure fermatevi, lasciate quella cosa e riprendetela in un secondo momento. Qualsiasi essa sia, ho fatto l'esempio del ragazzo e la ragazza, ma
in generale proprio. Quando vedete che state facendo una cosa e vi ostinate a farla, a volte è come se le energie le stagnate lì, no? Quindi fermatevi, accantonate, andate avanti, magari ci ritornate, perché in quel momento là non è quello che dovete fare. Quindi questo è il mio consiglio e sopra porta un libro, questa è una grafica che ho fatto io. Un libro, una mano che tocca un libro e lo scintillio intorno, perché il tema era Book of Shadows e l'illustrazione non poteva essere da meno. Chiamata The Writer, questa volta veramente, vabbè, io lo dico sempre, ogni volta si è superato, ma ragazzi, io ho il debole per queste illustrazioni, non ci posso fare niente. Questa è l'illustrazione di Marco Addis in arte o comunque su IG Sammy Hain 91. Lo trovate su Instagram, lavora anche su commissione e fa dei lavori meravigliosi. E forse, un piccolo spoiler, i tarocchi, non lo dite a nessuno. Piccolo spoiler. Ecco la sua illustrazione, è bellissima, è meravigliosa, io l'adoro, adoro come lavora e c'è la sua firma, quindi non vi permettete a replicarle e a farle perché è depositata. L'altra cosa che prendo è la ruota dell'anno, che dovrebbe essere così, sì, che ho realizzato io. Infatti, se vedete, è super personalizzata con pentacoli, pentacoli, intrecci celtici, chiodoro, il ghirigoro, insomma, questa è la ruota dell'anno. Che potete o appendere o usare quando vi serve e avete bisogno di un riferimento, insomma. Poi nel PDF ricevono tutte le indicazioni necessarie. Un'altra cosa che prendo, abbiamo anche cambiato per adesso e poi non so se sarà sempre così, alcune confezioni perché voglio passare alla carta, non prendere più plastica. Segnalibro. E qui vi devo dire una cosa, allora il segnalibro è con la malachite e il pentacolo. Purtroppo, poiché quando abbiamo iniziato a confezionare le cose, i nostri negozi di fiducia avevano chiuso o erano sprovvisti di merce, quindi non sono riuscita a trovare altri segnalibri di come già ne avevo, perché le box non pensavo arrivassero comunque ad essere acquistate a quei livelli, quindi ho dovuto fare un segnalibro di un tipo e uno di un altro, cercando più o meno di prenderli simili, anche se di simile non hanno niente. Comunque, segnalibro con malachite e malachite, malachite, cioè se la spaccate è malachite, non è spellacchiabile, insomma, e pentacolo. Queste ce l'ho così perché non ho le stampe. Però non è neanche giusto che poi le vediate. Con la candela bianca era abbinata una pergamena che è stata realizzata completamente a mano, il taglio del foglio, l'invecchiatura fatta in maniera particolare, ogni singolo foglio è stato invecchiato a mano da mio marito ed era abbinato a questa candela. All'interno di questo foglio c'era la benedizione per il grimorio che ora vi mostrerò, che è questo. Allora, per tutti quanti lo stesso grimorio. Il mio è un po', ragazzi, purtroppo un po' ammaccato, un po' così, ma il cuoio è così, insomma. C'ha le sue venature, le sue incrinature. Ed è praticamente un libro realizzato completamente a mano, da zero, tagliato, colorato, inciso col coltellino, cucito, insomma, tutto completamente a mano da mio artigiano multiforme. Trovate mio marito, che ringrazio per aver lavorato per queste box interamente. Non so quanti cavolo di libri ha fatto, che io facevo, mamma mia, cioè io mi sarei esaurita. Lo ringrazio veramente di cuore. Potete seguirlo su Facebook, sulla pagina Artigiano Multiforme, su Instagram con sempre il profilo Artigiano Multiforme e quindi lo ringrazio di cuore. Insieme a quindi alla candela con la benedizione per il libro delle ombre, che è l'articolo speciale di questa box, questi hanno un costo alla vendita di 22 euro. Quindi vi faccio rendere conto, insomma, del valore della box. Era anche abbinato a quest'altra candela invece un sigillo che non vorrei mostrare. Poi chi fa le foto è libero di mostrarlo, lo mostri, io non lo vorrei mostrare. Che aiuti nell'ispirazione anche nello scrivere, quindi nel libro. Quindi questi altri due, con uno aveva il sigillo attaccato e un altro aveva la pergamena. Un'altra cosa che ho realizzato
Io da zero stampando, allora decidendo l'immagine, stampandola, plastificandola, incollandola, rintagliandola, mettendoci il cabo, c'ho la calamita, insomma la calamita. Con un'illustrazione di Lisa Parker, se riesco a farlo mettere a fuoco. Ed è una calamitina bellina bellina. Io la adoro. Sono cose che non trovate da nessuna parte perché sono realizzate completamente da noi. Un'altra cosa che non troverete è lo sticker. Perché ho detto così? Sempre fatto da me interamente, anche a livello grafico. Infine, in omaggio c'era un altro pezzo per la Crew, Witch Channel Crew, che è la penna Bewitchy Witch Channel Crew. Nera, utile secondo me. Anche magari per scrivere qua dentro e niente. Questa era la box. Penso di non aver dimenticato assolutamente niente. Io spero che vi sia piaciuta. Per qualsiasi informazione trovate tutto nell'info box, nel box informazioni, in quello che vedete scritto qua sopra. Cliccate su mostra altro, vi esce tutto. Trovate tutti i miei contatti, tutti la playlist con le box vecchie. Non chiedetemi il contenuto quando la volete acquistare perché non ve lo posso svelare. Si chiamano Witchy Mystery Box, quindi mystery sta per mistero, sorpresa. Con questa volta il libro di mio marito, questo è il mio, lo aggiungo ai tanti libri che mi ha fatto. È tutto. Io spero di tutto cuore che vi sia piaciuta, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.